Ciao a tutti, oggi è lunedì 17 luglio 2023. Siamo qui nell'orto dove ho la tuga da seme. Questa qui è tutta la tuga, principalmente Sant'Anna, che avevo seminato, l'abbiamo mangiata moltissima. Allora, questa l'avevo seminata prima nelle vaschette, poi l'ho ripicchiettata negli alveoli. Alcuna l'avevo seminata a ottobre l'anno scorso, poi l'ho tenuta in inverno nelle serrette e poi l'ho messa a dimora a febbraio-marzo, adesso fine marzo, se non mi ricordo bene. E l'altra invece l'avevo seminata tipo a gennaio. Io la semino circa il giorno di Sant'Antonio Abate, che è tipo il 17 di gennaio, e una parte era la mia Sant'Anna, l'altra parte me l'aveva mandata Alessandro, che è un mix che ha fatto lui, che ci sono diverse varietà. C'era la mia Sant'Anna, poi ce n'erano delle altre, e questo è il risultato a metà luglio, vedete, è tutta roba in semenza, hanno il seme. E oggi cosa facciamo? Prendiamo le nostre forbicine, prendiamo così, prendiamo la piantina così, andiamo dentro il secchio. Ci vuole un secchio grande e poi ci aiutiamo anche con le mani. Facciamo questo movimento qua. Non è ancora tutta pronta, però io la taglio che tanto ne ho uno scatafascio, quindi se ne rimane un po' in terra dopo rinasce, dopo mi trovo l'insalata l'anno prossimo. Facciamo questo movimento con le mani, poi la mettiamo qua così, andiamo avanti così così. Per chi ne ha poca può passarci diverse volte, nel senso, ne raccogliete un po', fate questo movimento con calma, secchio grande, e poi dopo ci passate magari dopo una settimana e lo rifate. Una volta che è bella asciutta, viene via tutta questa lanugine qua. Quindi adesso la mettete nel secchio con calma. Una volta messa nel secchio, la stendete magari con sopra dei setacci o una rete fina ad asciugare. Io la metto in mansarda nel sottotetto, che c'è bel caldo, in modo che così asciuga bene. Una volta che è bella asciutta, la potete setacciare con calma, con un setaccio fine, la setacciate e poi la mettete sotto vuoto e la mettete in freezer. Il seme della Sant'Anna è bianco e poi ce n'è di scura, ce n'è un po', ce ne sono un po'. Facciamo così con le mani. L'importante è che lo fate prima che tira il vento, che vi porta via tutto. Un po' vola già via così. L'ho fatta con molta calma. Potete fare altrimenti con le mani, che sicuramente viene un bel lavoro. Io ne ho tanta, allora cerco di fare un po' la svelta, ci do un colpo. Comunque è pronta ormai. Avanti pian pianino. Dopo consiglio sempre di buttarla in terra, così se ci zappate magari dopo, quando piove, ci do una zappata con l'aratro rotativo qua,
Adesso non so se ci semino, cosa ci metterò. Ci metterò qualcosa di invernale qua, ma non ho ancora fatto una pianificazione. Qua c'ho le carote, ma fa schifo. C'è troppo asciutto, sto annaffiando, ma disastro quest'anno. C'è molto secco. È piovuto l'altro giorno, ma sono venute 4 gocce. La situazione è problematica, via, c'è bisogno che piova, altrimenti la terra è tutta arida, perché qua è argilla. Dopo comincia, non ho messo pacciamatura. Allora c'è tutto, cioè, è molto molto arido. Si sono formate delle crepe, se non piove. È un casino anche passarla con. Il motocoltivatore, faccio vedere altre due o tre piantine, si vede il seme bianco, sono sempre piene di insetti anche il seme, però dopo una volta che secca bene si pulisce. Tra una settimana già si secca questa lanugine qui e viene via bene. Magari adesso raccogliamo questa qua che è un po' più bella. Vi consiglio sempre di portarvi una forbice così tagliate la punta. E poi via, o con le mani o date un colpetto così. Ma qua ce n'è per 10 anni. E una volta pulita dopo. E poi se seminate nelle vaschette ce ne vuole veramente poco. Non è che dobbiamo seminare un ettaro. Comunque è diversi anni che la tengo questa Sant'Anna qua, perché a me mi piace la lattuga verde che faccia un po' il cespo, che venga presto e che sia croccante, e la Sant'Anna diciamo che è quella che con cui mi sono trovato meglio, che viene meglio, che riesco a gestire meglio, perché dopo aprile non ne semino più, perché altrimenti se non si annaffia sempre va subito in semenze, quindi cerco di seminarla presto, la lattuga, di raccoglierla, e poi quella che avanza ne semino sempre molta di più, perché tanto a me il seme non costa niente, spazio ne ho, poi col trapiantatore riesco a seminarle in poco tempo, quindi in poco tempo magari ne metto 200 piantine, poi quella che mangio, mangio. E poi questa qua, la buona parte è stata raccolta, e questo qui è il ricaccio del cespo. Una volta che è stata tagliata, raccolta, lei ricaccia, e quello che ricaccia poi lo facciamo andare insieme. Infatti cerchiamo di raccogliere subito, la prima che vediamo che va in semenza, la raccogliamo e la estirpiamo. Mentre quella che dopo fa il casco, diciamo, un bel pane, come lo chiamiamo qua, magari quella lì aspettiamo a raccoglierla, e alcune proprio non le raccogliamo apposta per avere un seme migliorativo negli anni, cioè di cercare di selezionare quella che fa che non va subito in semenza, perché altrimenti in qualche anno dopo uno si trova tutta l'insalata che, se vai a selezionare tutto il seme,
della lattuga che dopo va subito in semenza ed è un problema. Adesso ne raccolgo appena ancora, poi adesso man mano quando ho tempo ne raccolgo dell'altra e via. Questa qua adesso, una volta raccolto, come vi dicevo, la vado a mettere su un setaccio. Questo è un po' il risultato d'oggi. A parte gli insetti, sotto una volta pulita ce n'è tanto. Questo qua è un po' il risultato. Adesso pian piano io raccoglierò tutta questa, poi quella là, e ci tenevo giusto a farvi un breve video per farvi vedere un po' come si raccoglie il seme della lattuga quando è pronto. Di usare un bel secchio grande, poi la stendete, la fate asciugare bene e tra una settimana, 10 giorni, la mettete chiaramente dove non ci sia vento, se no vola via, e poi tra una settimana la passate anche con le mani, viene bella pulita, la setacciate e vedete che avete un bel seme vitale da riseminare l'anno prossimo. E per oggi direi che non ho nient'altro da farvi vedere. Quindi vi saluto, vi ringrazio e alla prossima. Ciao a tutti. Ciao ciao.